nothing will keep us together. Or we can be heroes just for one day. Breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Say I'm caught up in a dream.
Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. The others, they don't like us. Yeah. I know. Why? Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Pack your things. Where are we going? Somewhere we belong. Al volo, come ti ha imparato tanto tempo fa, quando giocavi invece di andare a scuola, quanti sgridi ti prendevi da papà, perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato. Adesso tutti sono con te, ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdere.
bravi ure e mezzo. Perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi. E se finiamo nel baratro, la colpa è solo dell'arbitro. Cornuti, siamo vittime dell'arbitrarietà. A noi contraria, ecco che noi cerchiamo di difenderci da queste inequità. Così palese, grande Luciano Moggi, dacci tanti orologi agli arbitri internazionali. Sino cu cazzo che vinciamo i mondiali. Siamo una squadra furbissimi, fatta di gente trittissimi. E non dubimo perdo, e fa viure meglio. Perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi. E se qualcuno ci ostacola, ce lo diciamo alla cupola. Abbiamo fiato cuore e fantasia.
una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo cor, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Set of hustles.
ci fosse il calcio, non ci sarebbero le partite, i tifosi, le porte. Non ci sarebbero i sogni di tutta una vita. Niente lacrime, frustrazione, stringere i denti. Nessun miracolo, telefonate agli amici. Nessun salvatore della patria. Niente paura, gioia, speranza. Niente colpo di genio, nessuna esultanza. Niente 4-4-2, 4-3-3, niente palla lunga e pedalare. Niente noi vogliamo 11 leoni. Se non ci fosse il calcio, non ci sarebbe niente da fare la domenica sera. Niente di cui parlare tutte le altre sere. Niente partite improvvisate, niente posti fissi sul divano. Niente gol mangiati, niente fuorigioco da spiegare a tua moglie. Niente giovani promesse, vecchie glorie, partite da ricordare. Niente anticipi, posticipi, niente Serie A, Champions, niente Liga, Bundes, Premier. Niente mille partite in diretta, niente alta definizione, niente campioni del mondo, niente calciomercato, niente l'area d'amico, nessuna libertà di scegliere quale partita vedere. Niente che ci faccia davvero sognare. Lunga vita al calcio. Ecco il capitano della squadra. È arrivata anche la TV. Che stavi facendo? Un po' di stretching. Ma lei è il più anziano, per appunto, questo è il capitano. Appunto, perché sono hanno lasciato da solo qua dentro. Sono solo, sono sotto la doccia. O perché sei da poco sposato, allora. Anche. Ah, pure perché. Sono diventato ammogliato proprio a tutti gli effetti. Già mi chiedete del mister, quindi vi ripeto uno. E lo scopo della squadra di quest'anno qual è? Cercare di salvarci. Ah, solo salvarvi. Quantomeno, l'obiettivo è salvarci. Quantomeno sconfitte possibili. Solo che abbiamo messo l'attaccante. Chi è? Chi è l'attaccante? Qual è? Il nostro Jerry Grasso. E adesso la società ci deve portare un attaccante. Allora, la società... Però la squadra non è male, è piena di giovani. Quindi i presupposti sono buoni. E niente. Ci dobbiamo allenare, dobbiamo lavorare. Va bene, grazie. Dai, allora, Vito. Buonasera. È troppo stanco, perché hai fatto troppo allenamento stasera. E il suo progetto di quest'anno qual è? No, voglio mangiare una. Qual è il progetto di quest'anno? Non ho capito la presentazione. Qual è il progetto? Qual è il progetto? Giuseppe, qual è il suo progetto quest'anno? Qual è? Metà classifica. Metà classifica. Beh, cioè, se vediamo qualche attaccante, sennò... La dirigenza, manca l'attaccante qua, manca l'attaccante. Ci sono gli attaccanti, ci sono, dai. E se no ti devi mettere tu le scarpette e devi scendere in campo. Speriamo di no. Lui l'anno scorso ha fatto una grande stagione, quest'anno sarà migliore ancora, no? Sicuramente, speriamo. Ok. Allora, quest'anno come sarà la squadra, presidente? Vincenti. E lei Marco, l'anno scorso ha fatto una grande stagione, quest'anno sarà migliore oppure no? Migliore. Marco, ma mi sembra. Marco! Sembra che quest'anno hai perso qualche chilo in più però. Giusto? Significa che l'allenatore allora gli ha. È buono. Lei è il più anziano della squadra, ma quest'anno si sente ancora più vecchio. No, mi sento ancora più forte. Più forte. Sempre più forte. Lo
sponsor della Veroni. Perché sei Coppa Iu? Coppa Iu Born. Tiziano! Tiziano! Ehi! Ma quest'anno mi hanno detto che sei titolare! Eh? Albo, vieni qua! Oh! Ma quest'anno qual è il tuo progetto per la squadra? Ma non lo so. Cercare di giocare. Capitano che si è sposato da poco. Solo la panza però, Ma allora sei incinta tu, non tua moglie, tu sei incinta. Sì, t'ha sposato, Questo è il nuovo acquisto. Nuovo acquisto. Nuovo acquisto. Emanuele. Emanuele, presentati. Presidente della Battipaglia, che non ci farà rimpiangere il nostro Gerardo. L'altro attaccante, Natale. Natale Porrieto. So che all'esordio ha già fatto un gol. All'esordio, sì, nell'amichevole, a porta vuota. A porta vuota. A porta vuota, il segnato. Michele. Difensore. Ciao. Ciao. A Dino pure, Dino, Dino è un veterano, Dino è un veterano, è arrabbiatissimo, come mai? Perché Dino non gli ha passato la palla nell'amichevole. E dov'è? Il mister che si è chiuso in. Allora mister, quest'anno... Non volevo una ripresa. Quest'anno, allora... spiega un po' tu qual è il tuo progetto per la squadra. Progetto della squadra? Crescere insieme a loro. Perché sei ancora bambino tu? Mi hanno dato la prima volta la possibilità di allenare. E questo ne sono sempre grato. Presidente Bisacchia e sposi. E quest'anno qual è l'aspettativa che daremo alla nostra squadra? Un campionato. Un campionato che ci possiamo divertire insieme a tutti, che sia un bel gruppo di giovani, se è possibile. Sì. Un campo bellissimo per me. Sì. Speriamo che per me se ci sono tutti. Tocca a noi. Vabbè, grazie mille. È molto giovane, è entrato da poco nella squadra. Come, cosa ti sembra? Una bella esperienza. Una bella esperienza. Quanti anni hai tu? 18. 18 anni. Vabbè. In bocca al lupo allora. Tizia, ma mi hanno detto che quest'anno sei titolare allora. Sì. Ah, è vero? Bene, allora oggi è martedì 1 ottobre e grazie ad Altosera TV nella persona di Giuseppe Grande abbiamo fatto queste belle interviste all'interno degli spogliatoi. Ci vediamo giovedì prossimo alla presentazione della squadra. Okay. Grazie Peppe. Grazie mille. Signore e signori, vi presento l'ultra più storico e mitico di tutti i tempi. Noi tifiamo e viva l'Aviano, perché se gioca bene vinciamo il campionato.